Ciao ragazzi, siete dei grandissimi. Ora, da qualche giorno che il sole ce l'ho sempre in faccia, non ho capito bene perché, in qualsiasi direzione io vada, il sole mi segue. Comunque, la Roma ieri vince finalmente, direi, una partita, e questa già è una grande notizia. Un brivido, quello dei tre punti che non provavamo da tanto tempo. Quando ti danno i calci di rigore succede anche che tu vinci le partite, anche magari quando non giochi benissimo, se poi, anche se poi c'è da dire che alla fine potevi segnare anche il 2-0 tranquillamente. Per carità, loro secondo me non sono una squadra così male come l'hanno rappresentata o come l'hanno voluta raccontare. Cioè la prima punta che mi piaceva tanto, però diciamo anche loro ci hanno avuto qualche occasione al primo tempo, soprattutto tu nel finale la dovevi chiudere. Mi è piaciuto tantissimo il tiro, quello di Shomurodov, che è finito un paio di chilometri lontano dallo stadio. Si è impennata la palla e la palla si impenna, ragazzi, ed è, non scendeva, avete visto? Poi quel tiro ha continuato a salire per circa 700-800 metri. È incredibile, non ho mai visto un tiro così alto, ragazzi. E poi il gol mangiato da Shomurodov, il quale secondo me è entrato anche molto brillante, però come posso dire, la porta è di 21 metri quadri, no? Il pallone quanto sarà? Mal contati 0,2 metri quadri, cioè ce ne vanno tanti dei palloni dentro la porta. Lui stava a 3 metri dalla porta e è riuscito a tirarla fuori. Incredibile, ragazzi, incredibile. Comunque, ieri mi sono visto la partita, qualcuno me l'ha detto, ma non è che non te la dovevi vedere, cioè non avevi detto non te la vedere se c'erano Selic e Zaleski. Ieri me l'ha piazzati tutte e due sulla stessa fascia, evitando così che io dovessi vedere due esterni motolesi. Dall'altra parte c'era Angelino, non a caso le occasioni, cioè come posso dire, i fraseggi migliori sono venuti sulla sinistra, tra Angelino e Pisilli. O Hermoso, anche comunque si è proposto tanto. Angelino è l'unico che dà la palla di prima, che ha un tocco decente, gli altri fanno veramente fatica, ragazzi. Quindi la Roma alla fine secondo me ieri vince meritatamente una partita che ho visto la classifica dell'Europa League, continuo a dire questa Europa League fatta così, ma anche la Champions League mi fanno un po' schifo, non ci si capisce assolutamente nulla. Ma va bene, insomma, cioè non potrai mai guardare la classifica, dovrai semplicemente guardare la prossima partita ed andare a fare i tre punti, perché non puoi fare i calcoli, non puoi fare assolutamente nulla, il che magari ci sta, può darsi pure che aumenta lo spettacolo, però veramente non lo so, al momento non ci sto capendo nulla, non è che mi faccia impazzire, non ho un grande brivido per questa Europa League, ma saremo a vedere più avanti quando poi magari inizieranno le fasi eliminazione diretta, qualora la Roma ci si dovesse qualificare, perché non è neanche scontato. Detto questo, ieri, a parte vabbè, Juric, ho letto che ha parlato di Cristante, definendolo come un giocatore da un'intelligenza superiore calcistica, chiaramente. Sono cose scontate perché ormai siamo al quarto allenatore che dice cose, le stesse identiche cose. Purtroppo, ragazzi, vedo tra voi alcuni che non sono umili a sufficienza di dire probabilmente non capisco un cazzo, cioè mia colpa, grandissima colpa, non c'è nessuno che lo fa. Con un slancio di umiltà dice forse vi state perdendo qualche aspetto delle partite distanti, forse qualche cosa che non riuscite a valutare con i vostri occhi, perché quattro allenatori di fila dicono le stesse cose, evidentemente in Cristante ci sarà qualcosa di buono. Poi è lento, è macchinoso, questo sicuramente, però alcuni aspetti positivi ci sono e non sono chiaramente gli aspetti positivi che vengono notati o che si vedono platealmente, come possono essere scivolate o corse o scatti in velocità, cose simili. Quindi questa è una delle due news del giornale. L'altra è che non gioca a Hummels e non ho capito bene perché. Secondo me c'è qualcosa dal punto di vista societario, questa sensazione, per magari qualche post che ha fatto rosicare qualcuno, che se fosse così sarebbe una follia, però il fatto che non stia giocando,
Juric ha detto lo devi mettere a posto di indicare centrale difesa, sto d'accordo pure io, perché Hummels con la sua velocità ridotta non è che può fare il braccetto di destra o di sinistra, però ogni tanto è pur vero che ti sei anche incartato con tutti questi mancini, tra Hermoso, Ndicka, vedi, da quando niente e quando è troppo con i mancini, ma quest'anno noi troppo, tutta la squadra mancina ci abbiamo, stesso Angelino, cioè, voglio dire, ci siamo un po' incartati con i mancini, per il resto ragazzi sempre la stessa problematica, non vedo un cuore in questa squadra, non vedo una corpo unico, vedo tanti buoni giocatori messi vicino che possono anche fare bene, ma non li vedo assolutamente legati, cioè non vedo connessioni tra i calciatori che siano degni di nota. Ieri veramente i primi fraseggi che ho visto decenti all'inizio anno tra Angelino e Pisilli, poi al limite dell'area cerchiamo sempre di giocare nello stretto, ma non ci riesce nulla, anche perché per giocare nello stretto così devi conoscere da Dio i tuoi compagni, devi sapere come si muovono, le qualità che hanno, e non mi sembra di poter, cioè mi sembra di poter dire che non sia la situazione della Roma. Detto questo, non ci rimane che pregare. Mo andiamo a Firenze, una partita molto tosta, però neanche impossibile, ragazzi. Cioè, adesso siamo giocati con Real Madrid fuori casa, quindi la Roma deve provare a vincere la partita. Detto questo ragazzi, non so che altro aggiungervi in questa mestizia, non so quando ritornerà Daniele De Rossi, ma sono convinto che a un certo punto ce lo ritroveremo in panchina. Vi ricordo che Daniele De Rossi è legato alla Roma da un contratto sportivo, non da un contratto dipendente, quindi se viene richiamato dall'esonero deve rispondere presente lui e tutti i suoi collaboratori, a meno che non decida di rescindere consensualmente il contratto e rinunciare soldi per lui e per tutti i suoi collaboratori, cosa che mi sento di poter dire difficilmente accadrà. Quindi se dovesse essere chiamato, De Rossi tornerà sulla panchina della Roma, se dovesse essere chiamato significa che Juric ci ha fatto male, speriamo di no, ma qua c'è bisogno non solo di fare risultati, diciamo, sulla scia di una superiorità tecnica, c'è bisogno di costruire un qualcosa di solido che ti possa durare anche fino a fine anno. Questo è il discorso. Detto questo ragazzi, io vi saluto, ciao a tanti e ciao a tutti quanti.